Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il Principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Gloria a te. Non c'è cadita delle antiche stabilità. Si lodato Gesù Cristo. Abbiamo detto altre volte che il termine pace insieme amore, libertà, è uno dei termini molto inflazionati, stiracchiati qua a destra e a sinistra, e da quello che Gesù ha detto si comprende subito che c'è una pace del mondo e una pace che viene da Lui. Mi ha parlato anche domenica. La pace del mondo consiste puramente nel godimento di beni sensibili ed è una pace condizionata ai fattori esterni. Se le cose vanno bene, se non ho sofferenze, ho malattie, se non ho problemi lavorativi, eccetera, eccetera, tutto sommato sto tranquillo. Quando c'è un inconveniente, una sofferenza, qualcosa, ecco che magari mi turbo e quindi perdo questa pace. Quindi è una pace un po', penso che appunto esterna, e condizionata, c'è anche rimossi di coscienza, agitazioni, e comunque sia una pace che dura, anche se le cose vanno bene, dura più o meno il tempo di questa vita. La pace di Gesù invece, la pace con Dio, con il prossimo e con gli stessi, ecco perché se noi dice amare Dio con tutto il cuore, ecco il prossimo come noi stessi, no? Perché appunto questo amore, che è la presenza di Dio, ragazzi, stificante in noi, come effetto alla pace, ricordate, mi ha parlato anche dei frutti dello Spirito Santo, amore, pace, gioia, amore, pace, gioia, pazienza, bontà, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quindi frutti dello Spirito Santo, uno dei frutti è la pace interna che riempie l'anima e appaga il cuore, ed è una pace anche durevole che non la perdiamo se non col peccato, quindi se non per colpa nostra, che nemmeno la morte può distruggere, perché è una pace, questa è un'unione con Dio mediante la grazia santificante, quindi che inizia qui e dura, continua, diciamo, per l'eternità. Il mondo non può darci la pace, perché San Giovanni, il mondo è posto sotto il maligno, poi i beni del mondo sono beni passeggeri, transitori, contingenti, oggi ci sono, domani non ci sono più, la salute, la casa, la macchina, una persona cara, cose che adesso ho, poi magari domani potrei non averle più. E quindi ecco, anche questo è condizionato, quindi ecco, il mondo non potrà mai soddisfarci pienamente, ma invece i desideri di santità, i desideri di amore, i desideri di bene che si vuole mettere nel nostro cuore, ecco, questi sono durevoli, questi possono crescere sempre più. Magari nel mondo ho questo godimento, poi mi passa subito, soddisfo questa cosa, poi mi passa, invece la pace e il bene, ecco, spirituali sono permanenti, sono durevoli appunto, ma sono anche in crescita. Più cresce la grazia, più cresce l'amore, più cresce l'unione con Dio, cresce anche questa pace, cresce anche appunto questo desiderio di bene, ma anche questa proprio gioia anche nel cuore. Quindi diciamo, come prima considerazione questa, gli apostoli possiamo dire sì, hanno perso la pace quando sono andati via, cioè, insomma, quello che è successo, la passione, poi quando hanno recuperato con la grazia dello Spirito Santo non hanno più persa, sono stati indomiti fino alla fine. Seconda considerazione: se mi amate vi rallegrerete perché vado al Padre. Allora, Gesù ha detto che va al Padre, però non ha spiegato bene, gli apostoli non ho compreso per quale via andava il Padre, che era via della croce, come potrebbero allegrarsi se lo sapessero, no? Quindi dice questo, che l'andare al Padre è una gioia grande, grandissima. Ora, se voi mi amaste, se mi amate, vi dovreste rallegrarvi che io vado al Padre, perché il vero amore vuole, cerca il bene dell'amato, non, ecco, il proprio, che
noi abbiamo un amore tante volte un po' egoistico, quindi alla fin fine abbiamo paura di soffrire, quindi anche perdere una persona cara, per quanto ovviamente la sua presenza, però fa soffrire. Noi ero andato a celebrare la messa oggi alle Fallottine, c'era la foto di una bambina piccola di 4 anni, morta insomma, un angioletto, c'era una poesia che aveva fatto lei, eccetera. E dico, se penso a questa bambina qua, la vedo già in paradiso, perché è un'anima di 4 anni, non c'è, cioè, era purissima, già dalla foto la vedevi, cioè, quindi. E sicuramente io mi sento dire tranquillamente che vive nella gioia piena già. Però se pensiamo ai genitori, che straziano appena di 4 anni, quindi che sofferenza, no? Ecco che punto, le bambine potrebbe dire, se mi amate, voi essere contenti per me, io sono già in paradiso, ho già raggiunto il destino di ogni uomo, quello che voi dovreste raggiungere, io ci sono già. E sono felicissima. Quindi se i genitori o i parenti potessero vedere, o anche noi potessimo dare i nostri cari nella condizione amare di gloria e di grazia, potremmo dire beati voi che siete là, noi siamo ancora a questa valle di lacrime. Quindi, come dicevo domenica, è sempre una cosa delicatissima parlare, no, di questo. Però se guardi la foto della bambina, io la penso in paradiso con gli angeli più santi, di una gioia incredibile, no? Allora ecco, se mi amate, ora anche noi, considerando questo, no? Ecco un motivo legato alla pace. Se la nostra unione con Dio è veramente salda, anche di fronte a questo possiamo resistere, perché i martiri, quanto i martiri cercavano, consolavano i propri cari, o le stesse addirittura le mamme verso il figlio, pensare anche il piccolo José Sánchez del Rio, che aveva scritto una lettera alla mamma, e ha detto guarda che occasione che ho di raggiungere il martirio, questa qua è un'occasione straordinaria, che la mamma insomma anche era d'accordo, o la moglie del beato sempre Anacleto González, di fronte alla salma delle, sempre di Cristero, sono dei martiri messicani. Ecco, dice quei figli, questo è vostro padre è un martire, dovete essere degni figli di un tale padre. E a un marito che diceva alla moglie, cosa dici se io, sei d'accordo che io vada a unirmi a Cristeros? Saresti un vigliacco se tu non lo facessi. Quindi era quasi morte, si rischiava la morte. Ecco che quando si è cristiani, doc con la C maiuscola, questi sono ragionamenti, perché è tutto finalizzato alla vita eterna, non a questa vita qua. Cambia completamente la prospettiva. Se io vivo solo per questo mondo, non accetto niente. Se io vivo proiettato per l'eternità, cambia completamente la prospettiva della vita. Ora posso sopportare anche tutto, perché non affronto da solo questa sofferenza, questa prova, ma l'affronto con Gesù, che ce l'ha meritata nella sua passione, ci ha meritato tutte le grazie nella sua passione. Quindi fede, fiducia nelle prove. E lui, l'ultima considerazione, dice no, viene il principe di questo mondo, ma con me non può fare nulla, perché lui ha scelto liberamente di accettare la morte. Io ho il potere di dare la mia vita, il potere di prendere, nessuno me la toglie, ma io la do da me stesso. È la somma libertà per obbedire al Padre, sì, ma un'obbedienza amorosa di dare la vita per noi. Quindi anche noi nelle prove dobbiamo imparare questo. Satana è sempre contro di noi, allora la tentazione è sempre pronta. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere sempre pronti e affrontarla confidando in Gesù, vincitore di Satana. Per lui ha detto, vi avrete tribolazioni nel mondo, ma non abbiate paura, perché io ho vinto il mondo. Quindi con lui noi siamo già vincitori. E questo lo chiediamo Maria Santissima, che sto mese di maggio le grazie sono più abbondanti, lei che è invocata come anche regina delle vittorie, regina dei martiri, di aiutarci, anche regina del maestra della fede, insomma aiutarci ad essere sempre più uniti a Cristo Signore. In questa unione avremo la pace, la gioia, il frutto dello Spirito Santo, e anche al momento della prova avremo la forza di affrontare queste sofferenze che fanno parte di questa vita. Ma se pensiamo alle cose lassù, come San Francesco, potremmo dire tanto il bene che mi aspetto, tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, per dire qualsiasi sofferenza non è niente in confronto alla gioia immensa, sproporzionata, che il Signore ha preparato per ciascuno di noi. Questa è la consolazione, questa deve essere anche la nostra forza, pensando a quello che ci attende lassù. Allora che Maria Santissima ci accompagni in questo cammino, interceda per noi, per la nostra fede aumenti, si radichi sempre più in Cristo, e giorno dopo giorno possiamo, ecco, essere aperti la sua santissima volontà, che se permette il male è sempre in vista di un bene maggiore, come abbiamo detto anche altre volte. Così sia. Sì, lodati Gesù e Maria.